nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. In questa quarta domenica di Quaresima, la Chiesa ci invita a essere nella gioia, domenica letare, rallegrarci, perché la Pasqua ormai è vicina. Prima di celebrare questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, riconosciamo le nostre debolezze e chiediamo umilmente perdono al Signore. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore. Non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Jesse, il Betlemita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando Jesse e i suoi figli gli furono davanti, egli osservò Eliab e chiese: è forse davanti al Signore il suo consacrato? Il Signore rispose a Samuele: non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Jesse presentò a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele ordinò a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, e lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli. E lo Spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranga, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo,
il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce del Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per questo sta scritto: svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli chiesero: come dunque ti furono aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è questo tale? Rispose: non lo so. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio,
perché non osserva il sabato? Altri dicevano, come può un peccatore compiere tali prodigi? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui, che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero, sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età. Parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, dà gloria a Dio. Noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Quegli rispose, se sia un peccatore non lo so, una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo, che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero, tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontratolo gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è Signore perché io creda in lui? Gli disse Gesù, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse, io credo, Signore. Egli si prostrò innanzi. Gesù allora disse, io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero, siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. La liturgia della parola di questa quarta domenica offre molti spunti di riflessione, ma un elemento che domina è quello della luce. Questa luce che illumina la vita di quest'uomo cieco. E Gesù stesso dice, io sono la luce del mondo.
Quindi è Gesù che illumina la vita di quest'uomo. Quest'uomo, pensate, cieco fin dalla nascita, quindi non conosceva la luce, non sapeva che cosa fosse la luce, il giorno, la notte, le persone, non sapeva niente, aveva mai visto niente. E lui è sempre lì, in quel luogo, sicuramente un luogo abituale per lui, perché si sedeva lì tutti i giorni a chiedere elemosina nel Tempio. Viveva di questo, la sua vita era così, una vita buia e monotona. Gesù va a disturbare quest'uomo, lo va a disturbare perché quest'uomo non ha chiesto niente, lui chiedeva soltanto elemosina per poter vivere. Ma Gesù gli vuole dare qualche cosa di più, gli vuole dare ciò che lui ha mai visto, la luce. Vedere la luce del sole, vedere i suoi genitori, vedere le persone. Ecco allora, questo della luce è importante, perché forse anche noi in questo tempo, con questa realtà di questa pandemia che stiamo vivendo in tutto il mondo, forse ci sentiamo come questo cieco. Non vediamo la luce. La speranza sembra una cosa vanescente. Usciremo fuori da questo tunnel? Umanamente non lo possiamo comprendere o capire. Questo soltanto si può capire e vivere e trovare quindi una risposta con la fede. È la fede che è la lampada accesa che noi dobbiamo sempre mantenere ardente, viva, perché questa fiamma possa illuminare il nostro cammino, la vita del cristiano. Ebbene, dicevo, in questo tempo che stiamo vivendo, l'umanità sembra avvolta nelle tenebre. Questa parola quindi viene come Gesù a disturbarci, a dirci: ma allora non capisci che tu da solo non puoi darti la luce? Perché ancora persisti e conti soltanto sulle tue forze, sulle tue capacità? Tutto quello che stiamo vivendo, fratelli e sorelle, non è un castigo di Dio, perché possiamo pensare anche a questo. Così pensavano i discepoli quando, vedendo questo cieco, dicono: la colpa di essere cieco di chi è? Di lui o dei suoi genitori? Chi ha peccato? Credevano anche gli apostoli in un Dio che punisce. Gesù dice: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma questo è così perché si manifesti oggi la gloria di Dio. Fratelli e sorelle, il Signore ci invita ad avere questa fiducia, questa certezza. Tutto quello che stiamo vivendo è una parola di Dio. Dio ci sta parlando, Dio ci sta dicendo: vai a lavarti. Significa: ritorna alle tue radici, dove sei nato. Noi cristiani, il nostro battesimo, noi siamo nati lì per la vita eterna. Quella luce che è stata consegnata a noi, quel cielo acceso al cielo pasquale, segno della luce di Cristo risorto, consegnata ai padrini, ai genitori, era quello il significato, la nostra fede che dobbiamo sempre alimentare. E Gesù si accosta a quest'uomo con qualcosa di fastidioso, del fango fatto con la saliva e con la polvere. Questi due segni sono importanti. La saliva ha un forte legame con la parola di Dio. La polvere è la nostra fragilità, la nostra debolezza. Allora capite che Dio, attraverso i nostri peccati, attraverso la nostra fragilità e attraverso la sua parola, vuole inviarci o rinviarci alle nostre origini,
al battesimo. Lì abbiamo ricevuto la luce. Ed è quella luce che non dobbiamo smarrire, non dobbiamo perdere, soprattutto in questo momento che stiamo attraversando. Perché possiamo testimoniare come questo cieco che Gesù è il profeta, è il Salvatore, è colui che ci ridà la vista, che ci ridà speranza. Dio non può abbandonare l'umanità nelle tenebre, nella morte, nel peccato. Per questo ha inviato il suo Figlio Gesù, perché ognuno di noi, credendo in Lui, possa avere la luce, cioè possa capire la storia. Quello che il Signore permette nella storia non lo permette per punirci né per farci soffrire, lo permette perché noi possiamo pensare, guardare con occhi e con un cuore diverso, con gli occhi della fede, e guardare con questi occhi. Questo succede con il profeta Samuele, che viene mandato da Dio a ungere il re nella casa di Jesse. Samuele subito si ferma al primo figlio, a Joab, che era un bell'uomo, robusto, forte. Ecco, sicuramente lui ha l'aspetto di un re, sarà lui. No, dice Dio, non è lui. E allora, dopo abbiamo ascoltato la lettura, si arriva quando Davide, questo ragazzino che pascolava il gregge lontano dalla casa, ritorna. E Dio dice, ecco chi sarà il re di Israele. Dio vede dove noi non possiamo vedere. Dobbiamo lasciarci guidare da Dio quando non comprendiamo. Perché Dio guarda al cuore dell'uomo. Cosa c'è nel nostro cuore oggi? Cosa vede oggi il nostro cuore? Perché il cuore è la sede, il luogo dei sentimenti, dell'amore, dei desideri, ma anche dell'odio, del disprezzo, della mormorazione. Che cosa c'è nel nostro cuore oggi? Il Signore ci invita a riflettere in questo tempo di Quaresima. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Il nostro cuore dov'è? A che cosa è legato? Cosa c'è dentro di me? Riflettiamo, fratelli e sorelle, riflettiamo, guardiamoci dentro e credo che scopriremo sicuramente questa luce che viene da Dio e non viene dalle nostre forze. Noi siamo figli della luce, dice San Paolo, non delle tenebre. Allora siamo chiamati a testimoniare proprio in questo frangente che stiamo vivendo di calamità, a scoprire la luce che illumina il nostro cammino. Questa luce sarà la Pasqua. Quest'anno, secondo le previsioni umane, celebreremo una Pasqua molto diversa dalle altre Pasque. Ma sarà una Pasqua che avrà meno valore? O forse non abbiamo dato il giusto valore alle Pasque che gli altri anni abbiamo celebrato? Forse quest'anno daremo il giusto valore alla Pasqua, alla luce, alla risurrezione, perché Cristo viene per vincere le tenebre, per toglierci dalla paura, dall'angoscia. Questo sia quindi il pensiero che voglio lasciare a me personalmente, perché sia radicato in me e a tutti voi, che questa luce possa guidare i nostri passi, il nostro cammino verso la Pasqua, con la certezza che Dio non ci abbandona. Dio non ci può lasciare nelle tenebre. Dio vuole che noi siamo testimoni della luce e lo possiamo testimoniare come ha fatto il cieco. Tu sei il Cristo, io credo. Fra poco professeremo la nostra fede. Bene, questa fede ci rende salvi e ci fa restare legati tra di noi, ma soprattutto uniti al mondo intero, in un mondo che sta soffrendo, in un mondo pieno di angoscia e di paura. Noi cristiani abbiamo una parola di speranza. Noi abbiamo da testimoniare la luce vera.
professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eleviamo la nostra preghiera a Dio Padre in questo tempo di Quaresima. Preghiamo perché Dio veramente ascolti la nostra supplica, il nostro grido. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché in questa Quaresima impariamo a seguire il nostro Maestro e modello, Gesù Cristo, uomo nuovo, progetto di un'umanità riconciliata con il Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché specialmente in questo tempo riscopriamo la Domenica come un giorno diverso dagli altri, il giorno del Signore, il giorno della comunità, il giorno della riconciliazione e dell'amicizia aperta a tutti i fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché in ognuno di questi 40 giorni troviamo spazio e tempo da dedicare alla preghiera e alla meditazione della parola, per conoscere ciò che Dio vuole da noi e attuarlo nella nostra vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ogni famiglia scopra la dimensione domestica della Quaresima, apra il libro del Vangelo, crei occasioni di preghiera comune e cordialmente unita nella carità, faccia di ogni casa un luogo di eccellenza fraterna. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per questo momento oscuro e buio che viviamo come umanità, come nazione, a livello mondiale. Preghiamo perché lo Spirito Santo dia forza ai medici, a tutto il personale sanitario, ai volontari che stanno prodigandosi verso chi è in necessità a causa di questa epidemia del coronavirus. Preghiamo per le famiglie in lutto, per coloro che hanno lasciato questa vita a causa di questa epidemia. E preghiamo anche per l'anima del nostro fratello Bua Antonio nel trigesimo della sua morte, perché Dio li possa accogliere nella pienezza del suo regno. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, che ci offri ancora una volta un tempo propizio per recuperare il vero senso della vita e riconciliarci con Te e con i fratelli, fa che tutti insieme sulle orme di Gesù camminiamo giorno per giorno verso la gioia pasquale. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre, per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dell'antico peccato, per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi, uniti agli angeli, proclamiamo con voce incessante la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Pietro, San Nicolò Politi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò
preghiera per questo tempo di calamità. Padre Santo, guarda benevolo i tuoi figli che in questo momento vivono serie preoccupazioni per il diffondersi dell'epidemia virale. Aiuta gli ammalati, sostieni i medici e gli operatori sanitari, accogli nel tuo regno i defunti, proteggi tutti noi, il nostro territorio e le nostre famiglie, affinché possiamo affrontare con serenità e speranza la vita quotidiana. Donaci la forza per testimoniare la tua fedeltà, soprattutto nei momenti più difficili. Intercedano per noi la martire Agata, il beato Giuseppe Benedetto d'Usmet, San Pietro Apostolo e il nostro santo concittadino Niccolò Politi. La Vergine Maria, madre del tuo figlio e madre nostra, ci consoli e ci protegga sotto il suo manto materno, affinché, liberati dal pericolo, possiamo ritornare a lodarti con cuore rinnovato. Amen. Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, ricordo a tutti che noi sacerdoti in questo tempo stiamo pregando per i nostri fedeli, per l'umanità intera, unite al nostro Vescovo che oggi ha pregato davanti al sagello della martire Agata, nostra patrona. Ha fermato la lava secoli addietro, può intercedere perché questa epidemia si ferma. Preghiamo San Niccolò Politi, nostro concittadino, perché ci aiuti a superare questi momenti di difficoltà, soprattutto facendo la volontà di Dio e stando anche a tutte le normative, le prescrizioni che le autorità per il nostro bene ci propongono. Siamo persone coscienti, persone responsabili, affinché possiamo fare il bene nostro, ma soprattutto di tutta la popolazione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.